ovviamente la vita delle donne in politica, la vita delle donne nella società è fondamentale. Ma senza dubbio, e come giustamente diceva Iotti, qui c'è un problema di umanizzazione, di qualità della vita. Ora le donne sono quelle che pagano più di tutte il doppio lavoro, l'impegno familiare, la cura dei bambini, la cura degli anziani. Intendiamoci, noi non è che vogliamo ribellarci di fronte a questa realtà, però vogliamo cambiarla. Cambiarla nel senso di condividerla all'interno della casa, anche con gli uomini, all'interno della famiglia. Le leggi delle donne che hanno cambiato l'Italia sono davvero tante. Si parte dalla legge sul voto, il divorzio, l'aborto, per arrivare anche all'ultima legge, quella sul femminicidio. Sul femminicidio io ho una specie di angoscia interiore. Che occorrano delle leggi non c'è dubbio. Che occorra rendere le pene più severe non c'è dubbio, che occorre rendere la giustizia più rapida in modo che sia evidente anche la reazione negativa della comunità non c'è dubbio. Però credo, ed è una sfida che come Fondazione Iotti stiamo assumendo su di noi, c'è da studiare il perché succede queste cose. Insomma, io sono convinta che purtroppo di donne se ne siano sempre ammazzate, però qui non c'è sera nella quale il telegiornale non ci indichi un nuovo raccapricciante episodio, purtroppo normalmente avvenuto all'interno di una coppia. Allora cos'è successo? È successo che l'uomo non riesce, o almeno alcuni uomini, certo non tutti, non riescono a accettare questa nuova dignità, nuova libertà, nuova, diciamo, personalità della donna, e quello è altro. E dare più diritti alla donna non significa togliere dignità all'uomo. Parlando ancora delle donne in politica, le quote rosa che non sono passate in Parlamento, lei cosa ne pensa? In linea teorica, se ci fosse un costume, una cultura, un modo di trattare assolutamente paritario delle donne e degli uomini, noi non avremmo bisogno né di quote rosa, né di quote celesti, né di quote azzurre. Ce lo sappiamo cavare da sola e ci guadagniamo da solo ciò che ci spetta. Però bisogna guardare la realtà. La realtà è che abbiamo le leggi forse migliori del mondo, ma una realtà ancora di forte discriminazione, dove una donna, per brava che sia, non riesce a emergere, a farsi considerare, soprattutto nella vita politica e dalle istituzioni, se non in casi eccezionali. Io non sono entusiasta di questa legge elettorale, quindi non penso che le quote rosa, così come erano costruite, avrebbero risolto ottimamente il problema, perché noi vogliamo parità di possibilità, non sicurezza.